Che fame! Speriamo che mamma abbia preparato una colazione gigantesca. Per fortuna non vedo il mio angioletto custode. Se oggi non viene a svolazzarmi intorno, potrà inventarmi qualche bella avventura. Buongiorno, Pierino. Ah, sei qui! Hai dormito bene? No, perché ho sognato te tutta la notte, che mi dicevi cosa posso fare e cosa non posso fare. Guarda che io lo faccio per la tua sicurezza. La sicurezza è una cosa importante. Me l'hai detto mille volte e tu non impari mai. Guarda in che stato hai lasciato la tua cameretta. E cosa mai potrebbe capitarmi nella mia cameretta? Pierino, che dici di alzarti? La colazione è pro... Hai visto? Per fortuna tuo padre non si è fatto male. Ma se si lasciano oggetti sul pavimento, c'è il rischio di inciampare e cadere. Vuoi davvero dare una bella capocciata a terra? Santo cielo, Pierino! Ma questa più che una cameretta sembra un campo di battaglia. Questa sera, prima di andare a letto, ricordati di mettere in ordine. Adesso andiamo in cucina, che la colazione è pronta. Vengo subito, ma prima devo fare la pipì! Pierino, ricorda di lavarti le mani. Uffa, lavarmi le mani? Ma se la mamma ieri mi ha fatto il bagnetto! Tuo padre ha ragione. Lavarsi le mani è molto importante ogni volta che si entra in contatto con una fonte di germi. Se non lo facciamo, possiamo trasferire la contaminazione a ogni cosa che tocchiamo. Ma ci picchia, è davvero così pericoloso? Potrebbe esserlo. Ora ti spiego come fare per ottenere sempre una corretta igiene. Per essere sicuri di lavare via tutti i germi, basta cantare per 3 volte tanti auguri a te. Dai, Pierino, proviamo! Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri, Pierino, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri, Pierino, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Mamma! Mamma! Guarda qua! Le mie mani sono pulitissime! Bravo, Pierino! Siediti e fai colazione. Voglio proprio sapere cosa bolle in pentola. Sei stato fortunato, è acqua fredda. Ma è meglio stare lontano dai fornelli. Possono essere incandescenti, oppure ci possono essere cibi in cottura. Se si rovesciano le pentole, il loro contenuto produce ustioni anche molto gravi e dolorose. E poi ricordati, le sedie servono solo per sedersi. Ecco l'attrezzo giusto da utilizzare per prendere oggetti che si trovano troppo in alto. Ma ricordati di usarla sotto la supervisione di un adulto e mai per guardare nelle pentole. Ma tu non ti prendi mai una vacanza! Pierino, i tuoi capelli sono bagnati. Corri in bagno ad asciugarli. Facciamo in fretta, mi aspettano i fiocchi d'avena nel latte e cacao! Vacci piano, Pierino! Un bambino come te deve utilizzare gli elettrodomestici sempre quando c'è un adulto accanto a te e mai vicino a recipienti pieni d'acqua. Perché? Perché l'elettricità si propaga ancora di più nell'acqua e una scarica elettrica ci può fulminare. Forte! E se buttassi il basso elettrico di papà nella vasca? Pierino, ma come fanno a venirti in testa certe idee? Scherzavo, ma è davvero così pericolosa l'elettricità? Non sai quanto! Ora ti faccio un po' di esempi di comportamenti pericolosi da evitare quando si maneggia materiale elettrico. Ma... Pierino, mi ascolti? Uff, sì, ti ascolto! Guarda che io leggo anche nei pensieri! Ho capito, ho capito! Andiamo a fare colazione! Mamma! Mamma! Lo sapevi che per lavarsi le mani basta cantare 3 volte tanti auguri a te? E che non si può suonare il basso elettrico sotto la doccia? E lo sapevi che... Bravo, Pierino! Sono meravigliata! Chi te le dice queste cose? E lo sapevi che le pentole non vanno d'accordo con le sedie? Certo, Pierino! Però ti prego, non assalirmi così mentre guido. Lo sai che una distrazione può essere pericolosa. Uffa, che noia questa cintura! Quasi quasi me la tolgo. Tanto mamma è concentrata a guidare e non se ne accorgerebbe. No, Pierino, in auto allaccia sempre le cinture di sicurezza ed usa il seggiolino o il rialzo. E non dare disturbo a chi guida. Ma cosa vuoi che serva? Siamo in auto e almeno qui siamo al sicuro.
In auto dobbiamo osservare importanti misure di sicurezza. Lo dicono anche i giornali e la TV tante volte. Fino ai 12 anni di età e per bimbi di statura inferiore ai 150 cm è vietato sedere su di un sedile anteriore. Ehi, io sono molto più alto di 150 cm, sono 1,20 m. Eccoci arrivati. Mamma, cosa aspettiamo? Che il semaforo segni verde, tesoro. Ma non passa nessuno, dai, andiamo! Ok, hai ragione, aspettiamo il verde. Ciao mamma, ci vediamo a casa. Ciao tesoro. Puoi anche aspettarmi fuori se vuoi. Qui finalmente non ci sono regole di sicurezza e posso fare come mi pare. Eh no, Pierino, ti sbagli. La sicurezza deve ispirare i nostri comportamenti in ogni luogo e in ogni momento della nostra vita. Anche a scuola? Certo, a scuola non si corre, si potrebbe cadere. Si seguono le regole dettate dalle maestre. Si sta seduti correttamente, senza dondolare sulle sedie. Si tengono gli zainetti sotto la sedia e in caso di emergenza ci si allontana con calma, senza urlare o correre. In caso di emergenza? Che emergenze ci possono essere a scuola? Il terremoto. Oggi, bambini, parleremo di come affrontare una simile emergenza mentre siamo a scuola. Vi siete messi d'accordo, tu e la maestra? Ascolta con attenzione. Vi faccio vedere una serie di diapositive che ci spiegano con chiarezza che comportamenti adottare in caso di terremoto. Se durante la lezione si verifica un terremoto, mantenete la calma, riparatevi sotto al banco, allontanatevi dalle finestre e dagli oggetti appesi. Se siete nel corridoio o sulle scale, entrate rapidamente in un'aula. Dopo il terremoto, uscite dalla scuola senza usare l'ascensore e raggiungete il punto di raccolta. Se invece si verifica un incendio, si deve lasciare la scuola, velocemente ma senza farsi prendere dal panico. Le cose vanno fatte con ordine e sempre seguendo le istruzioni dell'insegnante. Se nelle aule c'è del fumo, ci si mette i carponi. E quando si esce da un'aula a piano terra, dobbiamo fare attenzione a guardare prima fuori, per non inciampare in un oggetto in fiamme. Vediamo se l'angioletto mi trova qui nel ripostiglio. Guarda che io so sempre dove sei. A proposito, fai molta attenzione a quelle bottiglie di plastica colorate con quegli strani simboli. Quei simboli possono salvarti la vita, Pierino. Impara a riconoscerli. Ma hai portato anche tuo fratello? No, semplicemente non hai ascoltato quello che ti ho detto. E sei un po' brillo perché hai bevuto un sorso di birra. Vabbè, io ho sempre voglia di giocare. Ma ho capito che dovrò dare sempre la mano alla mamma. Stare attento alle macchine che passano veloci e tutto il resto. Ce l'hai fatta! Sei riuscito a convincermi. Da oggi in poi mi comporterò in maniera sicura. Del resto, se mi faccio male, non potrò giocare per un bel po'. Finalmente! Allora posso volare via e riposare un po' anch'io. Bravo, Pierino! Vedo che hai messo ordine nella stanzetta. Buonanotte. Papà, dimmi! Anche tu devi osservare le regole della sicurezza! Ma certo, Pierino! Sai, io lavoro in un cantiere. E quando si lavora in alto si devono osservare delle regole molto precise. Ah sì? E spiegami allora! Bisogna indossare il caschetto di sicurezza, le cinture, le scarpe da lavoro. E se uno non le indossa? Direi che è un incosciente. Adesso dormi, Pierino. Buonanotte. Grazie, papà! Papà, anche tu hai un angioletto della sicurezza? Angioletto? Ne avrei proprio bisogno. Buonanotte, papà! Thank you.
Ora ti spiego come fare per ottenere sempre una corretta igiene. Bagna le mani con l'acqua, applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani. Friziona le mani palmo contro palmo, il palmo destro sopra il dorso sinistro, intrecciando le dita tra loro e viceversa. Palmo contro palmo, intrecciando le dita tra loro. Dorso delle dita contro il palmo opposto, tenendo le dita strette tra loro. Frizione rotazionale del pollice sinistro, stretto nel palmo destro e viceversa. Frizione rotazionale in avanti e indietro con le dita della mano destra, strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa. Risciacqua le mani, asciuga accuratamente con una salvietta monouso. Usa la salvietta per chiudere il rubinetto. Una volta asciutte, le tue mani sono sicure. Ora ti faccio un po' di esempi di comportamenti pericolosi da evitare quando si maneggia materiale elettrico. Non bisogna usare l'asciugacapelli mentre si è immersi nella vasca piena d'acqua. Non bisogna fare buchi col trapano elettrico nelle pareti in cui passano i fili di un impianto elettrico. Non bisogna tirare i cavi elettrici per toglierli dalle prese. Non bisogna sovraccaricare le prese di troppi cavi e adattatori. Ora ti mostro i simboli e i loro significati. Contenuto esplosivo, comburente, infiammabile, tossico, corrosivo, nocivo, dannoso per l'ambiente. E soprattutto, non aprire mai le bottiglie di cui non conosci il contenuto. Anche in auto dobbiamo osservare importanti misure di sicurezza. Fino ai 12 anni di età e per bimbi di statura inferiore ai 150 cm. È vietato sedere su di un sedile anteriore ed è obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta. Lo dice la legge prima ancora che il buon senso. Bisogna fare così sempre, anche in città e anche per brevi spostamenti. Non si può mai sapere quando un incidente avverrà e i bimbi vengono sbalzati all'interno dell'abitacolo come proiettili. Ora ti spiego come fare per ottenere sempre una corretta igiene. Bagna le mani con l'acqua, applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani. Friziona le mani palmo contro palmo, il palmo destro sopra il dorso sinistro, intrecciando le dita tra loro e viceversa. Palmo contro palmo, intrecciando le dita tra loro. Dorso delle dita contro il palmo opposto, tenendo le dita strette tra loro. Frizione rotazionale del pollice sinistro, stretto nel palmo destro e viceversa. Frizione rotazionale in avanti e indietro con le dita della mano destra, strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa. Risciacqua le mani, asciuga accuratamente con una salvietta monouso. Usa la salvietta per chiudere il rubinetto. Una volta asciutte, le tue mani sono sicure. Ora ti faccio un po' di esempi di comportamenti pericolosi da evitare quando si maneggia materiale elettrico. Non bisogna usare l'asciugacapelli mentre si è immersi nella vasca piena d'acqua. Non bisogna fare buchi col trapano elettrico nelle pareti in cui passano i fili di un impianto elettrico. Non bisogna tirare i cavi elettrici per toglierli dalle prese. Non bisogna sovraccaricare le prese di troppi cavi e adattatori. Anche in auto dobbiamo osservare importanti misure di sicurezza. Fino ai 12 anni di età e per bimbi di statura inferiore ai 150 cm. È vietato sedere su di un sedile anteriore ed è obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta. Lo dice la legge prima ancora che il buon senso. Bisogna fare così sempre, anche in città e anche per brevi spostamenti. Non si può mai sapere quando un incidente avverrà e i bimbi vengono sbalzati all'interno dell'abitacolo come proiettili. Ora ti mostro i simboli e i loro significati. Contenuto esplosivo, comburente, infiammabile, tossico, corrosivo, nocivo, dannoso per l'ambiente. E soprattutto, non aprire mai le bottiglie di cui non conosci il contenuto.